comportano i genitori narcisisti con i figli? Cari amici, benvenuti nel mio canale. Sono Monica e vi voglio parlare di quali sono i quattro specifici aspetti della famiglia narcisista. Il tipico adulto cresciuto in una famiglia narcisistica è pieno di una rabbia che per primo non riconosce. Si sente come una persona vuota, inadeguata e difettosa. Soffre di ansia e depressione che ricorrono periodicamente. Non ha alcuna idea di come abbia avuto origine il suo stato di sofferenza. Ecco perché è così importante l'informazione riguardo le dinamiche familiari della famiglia narcisistica. L'informazione corretta è di vitale importanza per poterne uscire. Se tu sei un figlio adulto di una famiglia narcisistica, hai delle difficoltà e degli ostacoli che da solo non capisci come fai ad avere. Qual è l'origine del tuo malessere? Il tuo stato di malessere influenza le tue relazioni con gli altri e il rapporto che hai con te stesso. Purtroppo le persone che si decidono a consultare uno psicologo o a consultare un consulente familiare si trovano a ricevere un aiuto riguardo la loro depressione, la loro ansia, gli attacchi di panico e la bassa autostima, ma questi sono tutti sintomi di un problema che sta alla base e che non è mai stato risolto. Ma è proprio quel problema non risolto che sta alla base del loro malessere, infatti. Infatti dipende da come sono stati trattati da bambini, è quel problema non risolto che sta alla base del loro malessere che causa loro uno stato di profondo malessere. È il problema che c'è all'origine che causa loro uno stato di profondo malessere. È come potare le erbacce infestanti solo alla cima, senza però estirparne completamente le radici. Il problema si attenua per un po', dopo però si ripresenta con altrettanta forza. È per questo motivo, infatti, che tanti adulti che da bambini hanno subito un abuso narcisistico sono ancora sofferenti dopo aver lasciato da decenni l'ambiente familiare. Parliamo ora di quattro tratti caratteristici delle famiglie narcisistiche, cioè delle famiglie dove uno o entrambi i genitori presentano una personalità narcisista, oppure un genitore narcisista e l'altro è ancodipendente. La prima caratteristica è che il genitore narcisista farà sentire il coniuge, cioè l'altro genitore significativo per i figli, allo stesso livello dei figli. Quindi, se sei cresciuto in questo tipo di famiglia e hai un genitore sano e che non è abusante dal punto di vista emotivo, lo avrai sentito essere sul tuo stesso livello, cioè lo avrai percepito come se fosse un altro bambino e non come un adulto. Ciò comporta che per te l'unica figura di autorità che hai imparato a riconoscere proviene proprio dal genitore narcisista. E quindi dal genitore con una personalità disturbata e emotivamente abusante verso di te. Il genitore non narcisista può essere una persona molto affettuosa e avere tanto amore da dare ai figli, ma visto che ai tuoi occhi è stato messo al tuo stesso livello e che magari cerca di compiacere il coniuge narcisista danzando al ritmo deciso dal narcisista e al tempo stesso cercando di rimediare ai danni causati dal narcisista stesso, non riesce ad esprimere il suo affetto verso i figli e non viene riconosciuto come una figura educativa. Da bambino potresti essere cresciuto sentendoti responsabile per i sentimenti che provano i tuoi genitori. Se tuo padre è il genitore narcisista ed è arrabbiato, è colpa tua. Se è tua madre il genitore narcisista e tu ti rifiuti di vivere per compiacerla e ti concentri unicamente sui tuoi bisogni e non sui suoi, ti è stato insegnato che sei un bambino cattivo. Questo comportamento fa crescere i bambini con la convinzione che ci sia qualcosa di sbagliato in loro. È come se ti convincessero a pensare che esisti su questo pianeta
solo per servire i bisogni e le necessità degli altri e non per crearti una vita tua. Sei cresciuto abituato a non riconoscere i tuoi bisogni, a non riconoscere i tuoi confini, perché nella famiglia narcisista non esistono confini emotivi da rispettare, perché un genitore narcisista ti vuole controllare e non ti permette di avere degli spazi tuoi dove puoi sperimentare la libertà. Se sei abituato così, da adulto entrerai in relazione con persone che non rispettano i tuoi limiti. E probabilmente glielo permetterai, perché per te è un comportamento che ti è familiare. Potresti instaurare delle relazioni in cui tendi a gravitare intorno all'altra persona, cioè tendi a vivere in funzione dell'altra persona. Potresti sentirti in obbligo, in dovere, di compiacere quella persona. Prima deve essere contento il partner e dopo forse pensi a te. Questo accade perché i figli di genitori narcisisti sono attratti da un altro narcisista ed è stato insegnato loro a comportarsi così e quello è il loro posto nel mondo. Se vogliono sentirsi amati, se vogliono essere accettati, si devono comportare così, cioè devono servire gli altri. Per loro è un comportamento familiare e finiscono per vivere in funzione di un'altra persona. Quindi non solo soffrono a causa di una bassa autostima, di una mancanza di confini emozionali riconosciuti da se stessi e dagli altri e da una probabile codipendenza, ma rischiano di diventare dipendenti dallo stesso tipo di persona che farà riprovare loro tutte quelle emozioni negative che hanno vissuto nell'infanzia. Mi spiace, però è così. Se hai avuto un genitore narcisista e da adulto ti leghi a un partner altrettanto narcisista, non sarai nella condizione di poter guarire dall'abuso narcisistico. Anzi, può ritardare il momento della tua guarigione, perché adesso sei adulto e rischi di retrocedere a quando eri un bambino e restare sempre dipendente. È come un circolo vizioso che tende a ripetersi. Parliamo ora della seconda caratteristica tipica di una famiglia narcisista. Supponiamo che ci sia stato un divorzio o una separazione e che il genitore narcisista sia la madre. Una conseguenza molto comune sarà che i figli tenderanno a schierarsi con la madre e contro l'altro genitore, responsabile agli occhi dei figli di essere il colpevole, di aver sfasciato la famiglia. Addirittura la madre potrebbe indurre ad odiare il genitore sano, che sta facendo di tutto per essere presente per il bambino. Per quale motivo i bambini arrivano al punto di schierarsi a favore del genitore abusante, invece di stare dalla parte di quello che cerca di proteggerli? Questo di solito accade quando i figli sono sotto la custodia del genitore narcisista. I bambini entrano in modalità di sopravvivenza perché sono dipendenti da quel genitore e vivono con quel genitore. Sono loro che subiscono la rabbia e tutte le emozioni negative che il genitore narcisista prova e che poi proietta su di loro. I bambini vengono incolpati e biasimati per tutte le emozioni negative che prova il genitore narcisista. E questa è una delle condizioni, è una condizione molto difficile da affrontare quando si è dei bambini. Quando un bambino vive con un genitore narcisista e subisce la sua rabbia, poi seguita dal suo comportamento in cui gioca a fare la vittima, per un bambino è incomprensibile e al tempo stesso estremamente terrificante. Questa persona è totalmente fuori controllo, è in uno stato di necessità e il bambino ne è completamente dipendente. Quindi cerca di evitare di contrastare la volontà del genitore narcisista per
per non subirne uno svantaggio emotivo più grande dopo. La prossima volta la rabbia e le emozioni negative che il genitore narcisista proietterà sul bambino sarà ancora più grave. Il genitore narcisista incolperà del suo malessere proprio il bambino, che ha visto, che non è in grado di capire la situazione. Il bambino non è in grado di capire la situazione, quindi si sentirà responsabile, si autoincolperà da solo e ciò gli causerà, andrà poi a riflettersi su una ulteriore scarsa autostima. La sua già scarsa autostima verrà ulteriormente intaccata. A quel povero bambino verrà detto di essere cattivo, che il male è lui, che se i suoi genitori stanno male è colpa sua. Quindi l'idea che il bambino si forma su di sé va d'accordo con l'odio che prova il genitore narcisista. Il bambino dice al genitore narcisista di amarlo solo per evitare la sua ira e cerca di mantenere a distanza il genitore sano perché altrimenti dovrà fare i conti in seguito con la vendetta del genitore narcisista. È molto triste, lo so. Il genitore narcisista premia il bambino quando manifesta odio verso il genitore sano, quindi andrà contro le corrette regole educative insegnategli dal genitore sano. Il genitore narcisista giocherà il ruolo dell'amico, ti faccio fare tutto quello che vuoi, facendo intendere al bambino che con lui potrà divertirsi e fare quello che vuole e punirà il bambino quando avrà comportamenti sani e quando rispetterà le regole educative corrette. Se il bambino dice di amare entrambi i genitori, il genitore narcisista lo punirà perché il bambino deve odiare il genitore sano e amare il genitore narcisista. Se i figli si uniscono a quel carrozzone pieno di odio che propone il genitore narcisista, verranno premiati e potranno fare quello che vogliono. In una famiglia narcisistica le lodi vengono elargite molto raramente. Ricevere delle lodi per un bambino è estremamente raro. Così, quando il genitore narcisista loda il bambino, lo fa sentire momentaneamente bene. E contemporaneamente sta insegnando al bambino ad odiare l'altro genitore e che l'odio che il bambino prova non è indotto dal genitore narcisista, ma proviene dal bambino stesso. La cosa triste è che spesso il padre finisce per rinunciare alla relazione con i figli perché non riesce a prendere su se stesso il compito di portare avanti il suo cammino verso la guarigione dall'abuso narcisistico che ha subito a causa del coniuge narcisista e al tempo stesso non riesce a subire l'odio dei figli. È troppo doloroso da affrontare, quindi finisce per diradare gli incontri. Quindi quel bambino crescerà senza la presenza del genitore sano e interiorizzerà l'abuso del genitore narcisista. Cresceranno quindi dei bambini che da adulti presenteranno una bassa autostima, potrebbero diventare estremamente dipendenti, oppure potrebbero a loro volta diventare dei narcisisti, ma mancherà nella loro vita, come termine di paragone, la presenza di una terza persona emotivamente sana che potrebbe fornire loro un buon esempio. La terza caratteristica che contraddistingue una famiglia narcisista è la presenza dei segreti. Ai bambini viene insegnato che ci sono dei segreti che si devono mantenere. Fin dalla più tenera età, ai bambini viene spiegato loro che devono proteggere i segreti di famiglia. Qual è il segreto che devono custodire questi poveri bambini? Che i genitori non sono in grado di soddisfare i loro bisogni emotivi e che sono sottoposti ad un abuso emotivo continuo. Ma ai bambini viene insegnato loro a fingere davanti agli insegnanti e davanti agli estranei, fingere dei sorrisi e non parlare mai male della loro famiglia e di fingere che tutto è fantastico. Nessuno deve immaginare l'abuso che si nasconde tra le mura domestiche. Questo comportamento rende impossibile per il bambino chiedere aiuto.
Quelle poche volte in cui il bambino tenterà di chiedere aiuto, qualora il genitore narcisista lo dovesse scoprire, punirà il bambino molto severamente. Lo punirà e lo biasimerà così severamente che l'idea di raccontare a qualcuno ciò che sta succedendo è un pensiero talmente terribile che lo farà sentire una cattiva persona per il solo fatto di aver avuto quel pensiero. Gli è stato insegnato che è un male parlare e raccontare la verità su ciò che stanno vivendo e che devono sempre fingere di stare bene. È veramente difficile per loro mostrare quello che sono, perché sono molto abituati a fingere. I figli di genitori narcisisti entrano nell'età adulta senza avere idea di chi siano veramente, perché la loro personalità, i loro sentimenti e le loro emozioni sono state plasmate dal genitore narcisista. Il genitore narcisista cercherà sempre di mettere confusione nella testa dei suoi figli e cercherà di convincerli che provano ciò che dice lui e non ciò che provano loro. È sempre corretta e veritiera la visione del mondo proposta dal genitore narcisista. Non è mai corretta l'alternativa invece proposta dal figlio. Quel bambino è così disconnesso da se stesso e sarà molto difficile per lui capire cosa accade al suo interno, anche da adulto. La cosa triste è che se sei così disconnesso da te stesso, stai imitando il genitore narcisista. Talvolta le persone mi scrivono di essere convinte di essere dei narcisisti, perché a loro volta si comportano così, perché hanno imparato quei comportamenti e adesso li mettono in pratica. I bambini si disconnettono da loro stessi e permettono a questa dinamica di lavorare. Si trasformano in Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Si creano un'immagine perfetta che contrasta con una realtà molto triste. Hanno bisogno di far funzionare la situazione perché la verità è troppo dolorosa da vedere. Hanno difficoltà a capire cosa provano, perché sono così tanto disconnessi da loro stessi. Non riescono a capire perché provano così tanto malessere e quali sono i loro sentimenti, perché sono stati negati per così tanto tempo. La quarta caratteristica di una famiglia narcisista è che mancano i confini emotivi. In una famiglia narcisista c'è una totale mancanza di spazi privati emotivi, che sono necessari per il nostro benessere, perché ci consentono di provare sentimenti di sicurezza, dignità, fiducia e autoconservazione. Un genitore narcisista ti dirà cosa va bene e cosa non va bene per te. Se sei cresciuto con un genitore narcisista, non ti è mai stato permesso di dire no a qualcosa che ti fa stare male emozionalmente. Se un certo comportamento ti procura sofferenza, non ti è permesso dire di no. Mamma, hai urtato i miei sentimenti. Oppure, papà, mi rendi veramente infelice quando mi parli così. Non ti è permesso preoccuparti per il tuo benessere emotivo. Così, quando provi a fare qualcosa per te stesso, vai incontro alla rabbia, al biasimo e alla negazione dei tuoi reali sentimenti. Cosa accade a un bambino che cresce così? Da adulto avrà grandi difficoltà a essere assertivo, ad affermare se stesso. Sarà molto difficile riconoscere i suoi sentimenti e come difendere il suo spazio interiore, perché non gli è mai stato permesso da bambino, quindi non è in grado di farlo da adulto. Quindi i figli di genitori narcisisti non hanno sviluppato la capacità di essere assertivi, di conoscere la loro emotività, quali sono i loro confini emotivi e di come difenderli. Ai bambini di genitori narcisisti viene insegnato loro che esistono per servire i genitori e che spetta a loro renderli felici. I genitori narcisisti non si prendono nessuna responsabilità per i loro figli. Se sei cresciuto così, hai tanta rabbia dentro. I figli di genitori narcisisti
provano rabbia tutto il tempo e la possono scaricare sugli altri, creando loro problemi al lavoro, in famiglia e nelle amicizie. Hanno tanta rabbia e frustrazione perché finiscono per essere dipendenti da persone prepotenti e abusanti, perché è quello che è stato insegnato loro in famiglia. Innanzitutto, non sono in grado di stabilire dei confini. Non sono in grado di essere assertivi e sono arrabbiati per tutto il tempo con loro stessi. A volte pensano di essere arrabbiati con le altre persone per come li hanno trattati, e in parte è vero, ma la maggior parte della rabbia che provano è per loro stessi, perché sono così disconnessi da loro stessi. Immagina di avere un caro amico con cui passi tanto tempo, a cui dai dei consigli, che puntualmente non ti ascolta mai. Come ti sentiresti verso quell'amico? Questo è quello che ci succede quando siamo disconnessi da noi stessi. Il nostro istinto ci dice cosa è giusto fare per noi, ma noi non lo ascoltiamo. Ti hanno cresciuto abituandoti a non ascoltarti. Il genitore narcisista ti ha abituato a non ascoltare il tuo istinto e a non fare ciò che senti giusto per te. Ecco da dove arriva quella rabbia che provi continuamente. C'è una parte di te così arrabbiata perché non la prendi mai in considerazione. Non hai cura dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni e ti metti contro al tuo istinto di autoconservazione. La tua attenzione è sempre incentrata all'esterno perché pensi che così ti farà stare meglio. Ti farà sentire meglio, che il problema da risolvere è all'esterno di te e non al tuo interno, ma concentrandoti sull'esterno non ti sentirai mai meglio. L'informazione è vitale perché se riesci a capire come sei, arriva la vera guarigione. Ti permette di capire che invece di concentrarti sui sintomi, devi affrontare dalla sua radice il malessere che provi. Il percorso di guarigione comporta tornare indietro alle radici. Non puoi solo concentrarti sulle problematiche del momento. La vera guarigione include la comprensione del passato e di quello che hai provato durante l'infanzia. Devi guarire le ferite del passato per poter essere in grado di guarire nel presente. Bene. Per questo video è tutto. Io ti invito ad iscriverti al canale, a mettere un mi piace, a condividere il video con i tuoi amici e lascia pure i tuoi commenti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. Ciao e alla prossima!